Sono delle visiere che sono personali, verranno consegnate a tutti i dipendenti che fanno assistenza. Sono delle visiere riutilizzabili che si possono sanificare con i normali detergenti che vengono utilizzati appunto a base di alcol, a base di cloro. Logicamente va tolta appunto la mascherina. Sono delle visiere che però non precludono l'uso delle mascherine, che sia la chirurgica, che sia l'FP2 o che sia l'FP3. Aumentano i dispositivi di protezione individuale per tutti i sanitari dell'azienda sanitaria Aretina, sono infatti in distribuzione delle speciali visiere protettive approvate dall'Istituto Superiore di Sanità. Per fortuna diciamo che l'azienda è sempre stata in grado di fornirci insomma, diciamo, tutti i dovuti dispositivi di sicurezza. È normale che noi in prima battuta li fornivamo per lo più insomma ai famosi reparti chiamati in causa, però riaprendo oggi un po' tutte le attività si cerca come dire di massimizzare quella che è la prudenza e quella che è la sicurezza all'interno dell'ospedale. La visiera rappresenta a tutti gli effetti una barriera di protezione sia frontale che laterale e può essere facilmente indossata anche per chi porta gli occhiali da vista. Vanno utilizzate fondamentalmente quando si fa assistenza alla persona, va bene, al paziente, all'utente, quando abbiamo delle visite che si protraggono per parecchio tempo, quando la distanza è inferiore a quella appunto di un metro, oppure quando praticamente il paziente deve togliere, in base alla tipologia logicamente di procedura che deve effettuare, la mascherina. La consegna delle visiere acquistate direttamente dall'ASL avverrà in concomitanza con il nuovo test sierologico al quale tutto il personale tornerà a sottoporsi. Siamo ripartiti di nuovo appunto con i test sierologici al personale e verranno fatti praticamente a partire da oggi fino al 26 appunto di luglio.